dal 2001 che abbiamo ricominciato a parlare di Parco del Brembo. E da allora abbiamo cominciato anche grazie all'opportunità che la legge 86 dell'83 ci aveva dato, e cioè quella di fare un PLIS, cioè un parco locale di interesse sovracomunale. Abbiamo cominciato a ragionare insieme, ha cominciato a capire quali erano le cose più importanti che dovevamo tutelare, e da lì è iniziato il percorso. Il PLIS del Basso Brembo è stato riconosciuto dalla provincia nel febbraio del 2005 ed è nato dalla volontà, diciamo, di 7 amministrazioni comunali. 4 amministrazioni dell'area Dalmine-Zingogna, che sono i comuni di Dalmine, Ogio Sopra, Ogio Sotto e Voltiere, e 3 amministrazioni dell'isola, che sono i comuni di Filago, di Bonate Sotto e di Madone. 7 comuni, oggi diventati 8 grazie all'ingresso di Bonate Sopra. 1100 ettari, centinaia di specie vegetali, decine di specie animali, migliaia di potenziali fruitori. Questi alcuni numeri del parco locale di interesse sovracomunale del basso corso del fiume Brembo. Un parco fatto di acque, di piante e di animali, ma soprattutto di persone, come quelle che hanno avuto la capacità di condurre alla realtà un sogno. La cosa interessante del nostro PLIS è che è nato sì dalla volontà politica delle amministrazioni comunali, ma è nato soprattutto su pressione, diciamo, della cittadinanza e delle associazioni ambientaliste che nel corso degli anni hanno più volte manifestato, come dire, questo interesse nel cercare di tutelare, di preservare, ripeto, una delle poche aree verdi che sono presenti sul nostro territorio. Salvaguardare questo ambito per noi è fondamentale, ma per noi, perché intendo dire per tutti i cittadini, perché ancora l'ultimo angolo di verde è rimastoci. Accerchiato dalle strade, circondato dalle case, ferito dalle cave, il parco lotta ogni giorno per affermare la sua nobile funzione, permettere alla pianura di respirare. Grazie alla posizione e soprattutto all'estensione, spetta a lui un'altra importante mansione. Egli deve ricucire, diventare snodo vitale, riallacciare spazi verdi minacciati dalle tante aree urbane. Il parco diviene quindi un soggetto capace di promuovere attenzione al territorio, almeno questo è l'auspicio, attenzione al paesaggio, attenzione alle tradizioni, non per guardarci indietro, ma per capire quali sono le nostre radici e essere attrezzati a governare le trasformazioni che ci stanno attraversando. In questo ambiente tanto bistrattato si nasconde una risorsa preziosa, un'area verde che brulica di vita. L'acqua del fiume bagna il suolo che nutre una vegetazione ora vizza ora ricca e che nutre un numero enorme di vertebrati e invertebrati. Vermi, insetti, pesci, mammiferi, uccelli. Una serie di specie animali che ricordano a chi sappia tendere l'orecchio l'importanza di proteggerli. Il Parco del Brembo abbraccia un territorio che va dalle ghiaie di Bonate Sopra e di Dalmine fino alla foce in Adda. È un territorio che è caratterizzato dalla presenza del soggetto principale, il fiume, che ha diversi volti nel suo avvicinare la foce in Adda. Qui comincia il nostro viaggio lungo i sentieri del parco. Da nord a sud, da Bonate all'Adda, seguiremo lo scorrere del Brembo e andremo alla scoperta dei suoi tanti paesaggi, dei suoi tesori e soprattutto delle persone che lo animano. Per quanto riguarda il paesaggio vegetale, il PLIS presenta una serie articolati di ambienti. Verso Bonate, dove il fiume ha un letto molto più ampio, sono presenti i magreti, prati aridi ricchi di specie steppiche e mediterranee. Quello dei magreti è uno degli ambienti più interessanti dell'intero parco. Il termine magredo, che in friulano significa terra magra, viene infatti usato per indicare una delle zone brulle del PLIS, dove convivono numerosi tipi di erbe che abitano su terreni sabbiosi e sassosi, estremamente aridi e incapaci di trattenere l'acqua. La vegetazione di queste aree, per certi versi simili a quelle delle steppe dell'Asia centrale, è piuttosto rara in pianura,
infatti è assai più tipica delle zone collinari soleggiate. La ritroviamo qui perché migliaia di anni fa, quando il clima era più freddo, è stata trasportata a valle dalla corrente del Brembo. Tra le piante più affascinanti troviamo le orchidee. Più di 5 specie di questi incantevoli fiori sbocciano tra aprile e maggio, tra le basse erbe e i cespugli. Nei magrani lungo il Brembo vivono numerosissimi invertebrati. I più frequenti sono gli ortotteri, cioè i grilli, e le cavallette. Le cavallette, in particolare, amano gli spazi aperti, soleggiati e ricchi di erbe delle quali si nutrono, che trovano lungo il fiume. Una, in particolare, ha assunto un mimetismo molto spiccato. Si chiama Vescovo. Questo perché anche il suo capo ha assunto una conformazione allungata, un po' simile al copricapo di un vescovo, appunto. Il grande numero di insetti richiama i predatori. Un insettivoro è il gruccione. Si tratta di un uccello migratore che arriva in maggio nelle nostre zone per nidificare lungo le sponde erose dal fiume. Nutre i suoi piccoli con grossi insetti catturati al volo. Tra questi ci sono addirittura vespe, libellule e grossi coleotteri. È notte e i grilli e le cavallette riposano. E sulla scena del parco entrano altri animali. Uno dei più misteriosi e affascinanti è il succiacapre. Un uccello notturno, dalle fattezze curiose, dal piccolo becco e con la bocca enorme. Grande come un pulcino alla schiusa nel nido e come un merlo da adulto, ha un piumaggio bruno che lo rende invisibile di giorno all'occhio umano. Di giorno abituato a dormire sul terreno, di notte abilissimo a cacciare nel suo regno. Capace di meravigliose acrobazie, improvvisi cambi di direzione, virate, planate, picchiate, tutte ad un solo obiettivo finalizzate: incrociare le sue prede, ortotteri, lepidotteri, ditteri e imenotteri, insetti che inghiotte la notte volando a becco aperto. Uccello a volte territoriale, si riconosce appieno nel periodo nuziale per il suo caratteristico batter d'ale. Durante questi voli esibisce le macchie bianche presenti sulle ali e sulla coda e mantiene un volo caratteristico con le ali a V. Ma nei recessi del parco non si nascondono solo gli insetti di cui si nutrono i succiacapre, anche altri beni preziosi come per esempio le acque con cui irrigare e da cui pescare, oppure ancora i ciottoli con cui costruire e consolidare, e i terreni da arare e coltivare, tutti beni preziosi che hanno fatto del parco un luogo perfetto in cui dimorare. Dal punto di vista antropico, il territorio del Parco del Brembo è caratterizzato dalla presenza numerosa di insediamenti. Insediamenti sparsi all'interno dell'area protetta e insediamenti caratterizzati da un grande dinamismo edilizio urbanistico all'esterno, ai margini appunto del parco. Elementi architettonici di un grande pregio possono essere fatti risalire all'epoca medievale. Parliamo innanzitutto di due categorie, i castelli e le chiese. La chiesa di Santa Giulia, costruita in forma basilicale, cioè a tre navate, è forse uno degli elementi più rappresentativi del romanico lombardo e in particolare del romanico dell'isola bergamasca. È una chiesa un po' particolare nel panorama delle chiese campestri, diciamo così, della nostra provincia, perché è parzialmente incompleta. È adibita attualmente al cimitero, anzi in realtà era un cimitero fino al passato, adesso è stata dismessa questa funzione, però rimane un po' la traccia di questa antica funzione di Camposanto. È una chiesa molto grande, con tre navate e una serie di elementi di fregi architettonici particolarmente importanti che si rilevano soprattutto nei capitelli estremamente decorati e richiamano un pochino anche la chiesa di Sant'Ambrogio di Milano, che è un po' l'elemento simbolo, diciamo, dell'architettura romanica lombarda. I materiali impiegati variano dal ceppo gentile del Brembo, ricavato appunto nelle forre dell'asse fluviale, e dai ciottoli del fiume, chiaramente disponibili in quantità illimitata, portate dalle piene del fiume. Lasciate alle nostre spalle le suggestive immagini di Santa Giulia, riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta delle ricchezze fluviali e lasciamo il fiume, il suo greto e le sue sponde per risalire lungo le scarpate e andare a vedere cosa si nasconde lì dentro. Spesso le scarpate sono interessate da boschi di latifoglie che, sebbene nella parte arborea sono fortemente inquinati dalla presenza di robinia e di ailanto, nel sottobosco hanno molti elementi nemorali, cioè molte piante tipiche della foresta originaria: anemoni, ciclameni, pervinche e altre geofite di interesse naturalistico. In questa zona, negli ultimi anni, si osservano sempre più frequentemente gli aironi cenerini. Si posano sugli alberi per controllare che non arrivi nessuno e poi scendono al fiume per pescare.
Proseguiamo nel nostro viaggio e raggiungiamo la zona più suggestiva dell'intero parco, la Forra nel Brembo. Qui l'azione energica ma continua delle acque nel corso dei millenni ha scavato una roccia durissima, il ceppo, nato dal depositarsi di ciottoli, pietre e pietrisco che si sono cementificati per l'azione continua e dinamica delle acque. Ci troviamo lungo la Forra del Brembo, questo tratto di valle molto chiuso che dalla zona di Filago arriva fino a Brembate. In questo punto il fiume presenta caratteristiche peculiari da un punto di vista naturalistico. Le condizioni morfologiche fanno sì che ci sia un clima piuttosto fresco, umido e quindi microtermico, cioè con condizioni di temperatura piuttosto limitate, basse. Questo ha favorito la discesa di elementi montani che dalle prealpi o dalle Alpi bergamasche hanno potuto, attraverso la disseminazione avvenuta dei frutti, giungere fino in questo tratto del Brembo e spesso insediarsi sulle rupi. La Sesleria Comune è una graminacea degli Alti Pascoli e delle praterie montane, in particolare quelli termofili, originati al di sotto di macereti, ghiaioni, calcarei. La sua presenza a basse quote è di indubbio interesse, in quanto specie più tipica della fascia alpina e subalpina, raramente rinvenibile in pianura. Mentre sui ripidi versanti dei monti, a quote oltre i 2000 metri, sesri eti ondeggiano il vento sfidando neve e condizioni climatiche estreme, sui massi della Forra gli steli di Sesleria si accontentano di aver vinto sulle altre erbe, crescendo con poco e guardando il fiume che scorre sotto di loro. Di notevole importanza fitogeografica è la presenza della campanula di Insubria, specie esclusiva delle prealpi lombarde. Fiore tipico delle rupi calcaree o dolomitiche, la campanula trova anche nel parco un habitat idoneo, vegetando per lo più in nicchie e spioventi del ceppo. In agosto, mentre la campagna sovrastante è soffocata dal caldo, più sotto, all'ombra e al fresco della Forra, i grappoli violetti sono in piena fioritura e vengono visitati volentieri da api selvatiche. La salvaguardia di questi esemplari è importante per la conservazione della diversità genetica della campanula di Insubria, prezioso endemismo della nostra regione. Oltre le piante microtermiche legate al clima, abbiamo anche la presenza di piante bisognose di condizioni di umidità elevate, le felci. C'è un ricco contingente di felci nella Forra, soprattutto è particolarmente diffusa la lingua cervina, Phyllitis colopendrium, una felce che ha bisogno di condizioni di umidità ma anche di una certa temperatura. Ma la magia della Forra sta tutta nella sua capacità di unire, come in un incantesimo, specie vegetali diversissime. Le microtermiche, amanti del clima umido e fresco, come le felci, il pungitopo e la campanula. O le macrotermiche, appassionate invece di climi caldi e secchi. E chi più di tutti gode della visione di questi splendidi fiori è un uccello colorato, il picchio verde. Nella Forra lungo il Brembo, negli ultimi anni, è possibile osservare una nuova specie nidificante. Si tratta del picchio verde. La sua presenza è favorita da alberi grossi e maturi nei quali scava il nido e da tronchi secchi nei quali trova le prede di cui si nutre. Questi sono gli insetti xilofagi, gli insetti cioè che si nutrono del legno morto. Nella Forra il fiume scorre tra due ali di ceppo così vicine da favorire la costruzione di ponti che mettono in comunicazione le due sponde del parco, come nel caso del Ponte Corvo. Del Ponte Corvo, opera medievale, oggi rimangono solo alcuni resti. In particolare è ancora possibile ammirare ciò che resta del pilone centrale, che ingegnosamente sfruttava un enorme masso come basamento naturale del paramento murario, fatto con grossi conci di pietra e riempimento in ciottoli di fiume, e della spalla. E a poca distanza, seguendo il corso del fiume, si trovano i resti di un altro capolavoro del romanico, la chiesa di San Bartolomeo di Marne. Dell'edificio originario del 1100, ancora oggi è possibile ammirare l'abside semicircolare, perfettamente conservata, interessante per l'ornatura esterna che la caratterizza. La sua parete esterna infatti è suddivisa in 5 specchiature da 6 lesene piatte da cui fuoriescono altrettante semicolonne. L'unione tra le lesene e le semicolonne costituisce un particolare curioso e raro da osservare nell'intera architettura romanica bergamasca.
e le colonne sono unite tra loro nella parte superiore da un corso di leggeri archetti che si appoggiano su capitelli finemente scolpiti, di cui alcuni decorati con faccette antropomorfiche. All'interno l'edificio svela la presenza di un'unica navata che culmina nell'abside, dove ancora si trovano tracce appena leggibili di antichi affreschi, fortunatamente preservati durante i lavori di ristrutturazione e ampliamento del XIX e XX secolo e quelli più recenti di restauro tra il 1984 e il 1988, che tra l'altro hanno ripristinato l'aspetto esterno dell'abside. Il castello di Marne è probabilmente il più interessante elemento architettonico militare del territorio del parco del basso corso del Brembo, situato in una posizione strategica laddove il Dordo confluisce nel fiume Brembo all'altezza della forra appunto di Marne. Non è ancora certo il fatto che fosse l'antico castello citato nei documenti altomedievali oppure se sia una fortificazione successiva. È probabile infatti che un antico castello esistesse nel territorio sull'altra sponda del torrente Dordo, laddove sorge oggi l'abitato di Marne, anche se i resti di questa antica fortificazione non sono ancora stati trovati. Il castello di Marne è stato profondamente ristrutturato nei primi anni del Novecento e quindi adibito a grande villa di campagna. Il restauro ha cercato di valorizzare gli elementi tipici della letteratura medievale e ha comportato l'aggiunta, tra le altre cose, di improbabili merlature e finestrature gotiche. È un intervento parzialmente modificatore rispetto al vecchio sistema architettonico del castello, ma che però in un certo senso dà una dimostrazione anche di come un certo tipo di architettura possa venire valorizzato con finalità non più prettamente difensive. La ricchezza di antichi edifici e nuclei abitati storici, con anfratti e nascondigli poco disturbati, favorisce le molte specie di volatili che nidificano nelle cavità. Tra queste c'è la civetta. La civetta è uno dei rapaci notturni più comuni in Italia e anche nel Parco del Brembo la sua diffusione è veramente molto importante e significativa. Si tratta di uno dei rapaci che, tra le altre cose, riesce a convivere molto bene con l'uomo, e questo perché in realtà molti dei suoi siti di riproduzione vengono a essere collocati nei pressi delle abitazioni, addirittura nei sottotetti, qualche volta nei solai. Si tratta di un predatore che è in grado di alimentarsi di prede molto diversificate. Nel periodo estivo si alimenta in prevalenza di insetti o qualche volta di qualche lombrico, specialmente dopo le piogge. Mentre nel periodo invernale, quando gli insetti non sono presenti sul territorio, la civetta tende ad alimentarsi soprattutto di micromammiferi, quindi piccoli topi ragni, arvicole e qualche altro invertebrato che riesce a trovare sul territorio. La caratteristica dal punto di vista morfologico della civetta è di avere degli occhi molto grandi, di colorazione gialla. Un'altra caratteristica molto importante è la colorazione del piumaggio, che è molto mimetica, e si tratta di piume che hanno una colorazione bruno-olivastra e che hanno delle barrature, anzi o meglio hanno degli ocelli di color panna, che sono molto caratteristici e che conferiscono alla specie una colorazione abbastanza criptica e mimetica. E oltre al Ponte Corvo, che permetteva di raggiungere le aree dove oggi si trovano la chiesa di San Bartolomeo e il castello di Marne, altri se ne incontrano lungo il percorso del Brembo, come per esempio a Brembate, dove il ponte di San Vittore incornicia un paesaggio che ci permette di introdurre un'altra suggestiva leggenda. Le origini della chiesa di San Vittore, un edificio romanico risalente al X secolo, sono legate alle vicende di un soldato romano, Vittore il Vittorioso, che per sfuggire alla cosiddetta grande persecuzione dei cristiani voluta da Diocleziano nel IV secolo, si sarebbe rifugiato in una grotta, la stessa ancora oggi visitabile e scavata nel ceppo del Brembo. E proprio lì, dove il futuro santo si sarebbe seduto e appoggiato, lasciando persino l'impronta della propria mano, è sorto il primo nucleo della chiesa, quello che oggi ne costituisce la porzione ipogea. La parte superiore invece è un'opera successiva, del XVI secolo, e presenta una pianta rettangolare accompagnata da una piccola torre campanaria, da cui si può godere di un suggestivo panorama sul ponte. Lo stesso apparentemente che si ritrova riprodotto anche in una tela conservata all'interno e circondata da affreschi del XVII secolo, che ci svela come appariva alcuni secoli fa.
E adesso è giunto il momento di sfruttare uno dei tanti ponti per spostarsi sulla sponda orientale del fiume, capace di offrirci tanti scorci appaganti e testimonianze importanti di architettura e di ambiente, come il Bosco dell'Itala o l'Opificio della Rasica. Con la coltivazione del baco da seta, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, in alcune località della pianura bergamasca si diffusero le prime attività industriali legate soprattutto al lavoro delle filande. Storica è la filanda di Osio Sopra, i cui lavori di costruzione cominciarono nel 1872 per volere dell'industriale tedesco Guglielmo Schröder. Lo stabilimento, che sfruttava la forza motrice generata dall'acqua della Roggia Brembilla, entrò in funzione nel 1877, con soli 50 dipendenti. Nei primi anni del Novecento, però, il numero di impiegati raggiungeva già le 600 persone. Si trattava soprattutto di donne, o meglio fanciulle, visto che l'età era compresa tra i 12 e i 15 anni, che per 16 ore al giorno e un compenso di 50 centesimi di lire si accollavano alla lavorazione più nauseabonda e malsana dell'intero ciclo di produzione della seta, la trattura del bozzolo. Ma del resto, per le umilissime famiglie contadine di allora, sia l'allevamento del baco da seta fatto in casa che il lavoro nella filanda rappresentava un guadagno aggiuntivo che consentiva di migliorare una non facile esistenza. L'epoca d'oro della filanda cessò negli anni 30 a causa della crisi del settore, dovuta all'introduzione delle fibre sintetiche e artificiali. Sicuramente la filanda della Rasica rappresenta un'importante testimonianza della storia e delle radici di questo territorio, non solo come luogo di lavoro, ma anche di socializzazione, fulcro di incontro tra il mondo contadino e l'innovazione industriale. E un altro luogo di socializzazione e incontro tra uomo e natura è il Bosco dell'Itala, a Osio Sotto. Nato negli anni 90 sul modello dei boschi urbani anglosassoni, la sua storia è tutta riassunta in questa composizione di Pierangelo Giavazzi. C'era una volta un pezzo di terra abbandonato che nessuno voleva più. Triste e sconsolato rimpiangeva il tempo in cui era ben coltivato e dava i più bei raccolti di tutta la campagna. Un giorno passò di lì un mago dei boschi, che nel vedere tanta tristezza propose al pezzo di terra di diventare un bosco. Così fu, e grazie alla magia del mago il pezzo di terra tornò di nuovo a essere felice. Alla magia del mago e a quella dei suoi aiutanti, aggiungiamo noi, i bambini, gli alunni delle scuole medie elementari, che hanno impugnato vanghe e badili e aiutato a piantare un numero incredibile di piante, 3.000, tra betulle, pioppi neri, carpini bianchi, querce, olmi, castagni, dove oggi si posano cinci allegre, scriccioli, allodole e fringuelli, e alla cui base si crescono funghi, anche rarissimi, come la candida Amanita vittadini, che cresce solo in questo pezzetto di bergamasca. Finora vi abbiamo accompagnato a scoprire le bellezze del parco, ma come impegnarsi per proteggerlo e tutelarlo? Dal 2005 gli amministratori si stanno impegnando per capire cosa fare di quest'area, oltre al discorso di tutelarla, perché è la cosa più importante, come tutelarla, cioè se tutelarla a livello statico oppure introdurre all'interno attività o cose che possono essere da un lato compatibili ma che, e dall'altro lo possono valorizzare. Il primo obiettivo è quello, come dire, di cercare di potenziare il sistema del verde del parco, di infrastrutturarlo dal punto di vista del verde. Il parco svolge anche una funzione di svago e ricreativa, per cui l'altro obiettivo che ci siamo posti è quello di riqualificare, di mettere in sicurezza il sistema dei percorsi ciclopedonali. Dall'altro canto invece offrire anche occasioni che sono come le aule ambientali, occasioni di studio anche per quanto riguarda i ragazzi, per quanto riguarda i cittadini che si vogliono maggiormente accostare alla bellezza della natura, perché la natura è fatta anche di cose piccole, non è soltanto grandi paesaggi, ma anche fatta di piccole cose che uno può ammirare, che può godersi, se soprattutto le conosce. Per cui l'idea di far conoscere alcuni elementi ambientali e naturali del parco diventa un'opportunità anche per il cittadino di divertirsi imparando. Altra cosa che secondo me non ha minore importanza è il fatto del controllo del parco. Le guardie ecologiche volontarie sono dei normalissimi cittadini che decidono di mettere a disposizione della collettività parte del loro tempo, offrendo operazioni di tutela ambientale, informazione, prevenzione e vigilanza.
pubblici ufficiali nominati dal prefetto al termine di un selettivo concorso di formazione. A loro spettano i compiti di salvaguardia della flora rara e spontanea, di controllo degli scarichi delle fognature nelle acque superficiali, di pulizia forestale. A loro è possibile rivolgersi per segnalare qualunque violazione delle norme di tutela ambientale, commesse entro i confini del parco. Siamo comunque sempre disponibili all'educazione ambientale in modo da salvaguardare le aree ancora rimaste integre all'interno del nostro parco. Qui si conclude il nostro viaggio all'interno delle bellezze del parco. Speriamo, cari spettatori, di essere riusciti a convincervi dell'importanza e del valore di questo piccolo lembo di terra. E speriamo soprattutto che questo continui a crescere, così come le piante, le erbe, i fiori che oggi vi si trovano. E che cresca il numero delle persone che lo frequentano, che lo apprezzano e soprattutto che lo proteggono. Perché bisogna sempre ricordarsi del vecchio detto africano, secondo cui la terra altro non è che un dono fatto a noi dai nostri figli. Un invito che faccio alla cittadinanza è ovviamente quello di visitare il parco, di passarci del tempo, il proprio tempo libero, ovviamente cercando di preservarlo, di non abbandonare rifiuti, di non accendere fuochi, insomma di rispettare quel po' di natura che ci è rimasto. L'auspicio per i tempi a venire è quello che il parco sempre più si strutturi all'interno della cittadinanza, che il ruolo fondamentale degli agricoltori in questo territorio si integri con l'azione del parco e che il parco possa, cosa che è nelle nostre intenzioni e che sembra si stia manifestando anche a livello più ampio, possa ampliarsi fino a custodire e a valorizzare l'intero corso del fiume Brembo. Il parco c'è e questo è il nostro punto di partenza, non è il nostro punto di arrivo. Adesso bisogna mettere in campo le nostre forze, bisogna noi amministratori fare la nostra parte trovando le risorse e noi invece come cittadini dobbiamo viverlo, amarlo, perché è solo così che il parco potrà vivere e sopravvivere.